Investire sulla cultura, dire ai nostri giovani che ciò che siamo nasce da qui e vuole essere accompagnato, preso per mano nel domani, non è un di più. Ecco perché l'investimento in cultura è un investimento che stiamo facendo nelle grandi capitali culturali. È un investimento che ha portato il 1° maggio, non a caso, 1 miliardo di euro per la prima volta, un cifre straordinario, il giorno della festa del lavoro. Abbiamo fatto lavorare un po' di dirigenti di Palazzo Chigi, mi scuso con loro, non mi scuso, è il loro lavoro, quindi va bene, gli sono grato, ma non mi scuso, per dare esattamente questo, l'investimento sul territorio diffuso, articolato. E Taranto allora parte da qui, riparte da qui. Sono 57.000 i visitatori del 2015 al Marta. È un numero che segna il lavoro costante, ma è un numero ancora troppo basso. Perché noi abbiamo bisogno di presentare ai tarantini, che già la conoscono, ai pugliesi, che già lo sanno, e agli italiani, che lo sanno un po' meno, quanto grande sia la storia che queste mura che oggi andiamo a inaugurare nel secondo piano contengono. Noi non ce ne rendiamo neanche conto, ci siamo ormai abituati, lo stupore non ha più la residenza da noi. Noi siamo convinti che tutto sia chiaro, che tutto sia già scritto. Non è così. C'è bisogno di raccontare, di spiegare, di coinvolgere, di dire ai cittadini che a Taranto è incredibile che ci siano soltanto 57.000 visitatori. Voglio dare una buona notizia, nel primo semestre del 2016 l'aumento di visitatori e di incassi è già del 60% rispetto allo stesso periodo del 2015, quindi è un fatto positivo, è un fatto davvero rilevante. Puntiamo ad arrivare ad avvicinarci ai 100.000 visitatori quest'anno, ma dobbiamo arrivare ai 200.000 alla fine del percorso che vogliamo immaginare.